hagamos balas. Grazie, ragazzi, un applauso!
Signore e signori, buonasera a tutti, siamo qui questa sera ad Agrigento della Travella, evento sportivo organizzato dal nostro grandissimo Enzo Salvia in collaborazione con Lella della scuola di ballo di, per favore farle dire la scuola di ballo, quella che vuole, ce ne sono tante, l'altra la lascio a lui. Vai. Allora, noi siamo Cooperativa Sociale Volere Volare, siamo Virtual Fitness Dance, siamo Dynamic Sport Center, mi fermo, gli altri. Aspettate un attimo, volevo dire soltanto Enzo Salvia con la sua dolcissima metà, Mariella Morello! Veloce, solo il nome, vai, voce! Agape Dance. Bravissima, Agape Dance! E poi a seguire! Capital Dance mi morrendo. Un applauso! Direttamente da Enna, la maestra! Rosa Giunta, Dance Mania Enna. Un applauso! E da Caltanissetta, direttamente! Angela Cammarata, voglio vivere così! Noi vogliamo vivere così, a bordo piscina! Ecco a voi, signore e signori! L'ultima, ma non per ultima, la maestra Cinzia! Energetica, ciao! Un abbraccio, un applauso! Non vi rimane che iscrivervi al mio canale YouTube per andare a vedere la coreografia che abbiamo registrato e che ci ha fatto tanto sudare. Buona visione, vi aspettiamo alla prossima coreografia da Pedro Bello, un saluto! Ciao a tutti, sono Petronella Caggiu. Oggi ho preparato una cumbia, si chiama Menti Rossa. È una cumbia che sta spopolando su TikTok e non potevo che coreografarla. Guardate con attenzione perché la coreografia non è difficile, però ci sono tante variazioni e ponti. Quindi occhio, vi aiuterò a memorizzarla, a spiegare il tutorial nella maniera più da aiutarvi più possibile con la memorizzazione delle sequenze. Importante che voi ascoltiate bene la musica, ok? Quindi partiamo con la parte A, perché ad ogni parte, come sempre, corrisponde un gruppo di passi. Quindi occhio e orecchio aperto. Parte di destro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuiamo con la parte B, che sarebbe la parte dove solo lo strumento si sente, quindi niente voce. Quindi nella parte strumentale andremo a fare cumbia meneto. Va a destra, cia-cia di destra, cia-cia di sinistro, quindi cambio parete, mambo avanti di destro e chiudo, mambo indietro di sinistro e chiudo. Continuo con cia-cia di destro, cia-cia di sinistro, destro avanti, chiudo, sinistro e indietro, chiudo. Ebbene sì, questa parte la prima volta si fa esattamente così come l'ho fatta, la seconda e la terza, quindi ascoltate bene la musica, i due mambo si raddoppiano, quindi basta semplicemente sentire e ascoltarla. Destro avanti, chiudo, sinistro indietro, chiudo, diventa destro avanti, chiudo, sinistro indietro, chiudo. Quindi si ripete per ben due volte, ma non la prima, la seconda e la terza volta. Andiamo avanti, strofa, e quindi una nuova parte. Andiamo con, contiamo soltanto i passi di cumbia avanti, quindi devono essere 5. Destro avanti, 1, 2, 3, 4, 5. E vado a fare un giro completo girando verso sinistra, datemi la spinta con destra. 1, 2, 3, 4, 2 figure di macello. 5, 6, 7, 8. Continuo il giro verso destra, datemi la spinta col sinistro. 1, 2, 3, 4. Questa volta la figura macello la facciamo col piede sinistro. 5, 6, 7, 8. Indietreggio con cia-cia di destro, cia-cia di sinistro. Durante la coreografia questi due cia-cia di destro e cia-cia di sinistro indietro si potrebbero ripetere, quindi per ben quattro volte, non solo due. Vi capiterà, guardate bene la coreografia ballata in sequenza, cia-cia di destro, cia-cia di sinistro, cia-cia di destro, sul posto cia-cia di sinistro. Andiamo avanti, c'è un altro ponte,
lo dovete fare sul posto, passo di cumbia spostando il peso del corpo dal destro al sinistro con un movimento di body roll. Quindi 1, 2, 3, 4. Se non sbaglio la prima volta hai 4 tempi, poi ci sono 8 tempi, quindi ricordate sempre che dovete ascoltare la musica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E questo è il ponte che si fa solo durante, più volte durante la coreografia. Andiamo con un'altra parte, si va in diagonale. Ogni volta che sentite mentias, quando medesias, se non sbaglio, dovete andare in diagonale con la prossima parte. Quindi cia cia di destro, cia cia di sinistro, alzo il ginocchio, cia cia di destro indietro, cia cia di sinistro e cambio diagonale. Qua ripeto sempre cia cia di destro, cia cia di sinistro, cia cia destro e cia cia sinistro. Ogni volta che dovete fare cia cia indietro, prima alzate il ginocchio, abbassate la punta, gambe chiuse. Cia cia di destro, cia cia di sinistro e cia cia di destro e cia cia di sinistro. Cia cia di destro, cia cia di sinistro e cia cia di destro, cia cia di sinistro e arrivo frontale. Le sequenze si ripetono non in maniera regolare, però dovete solo semplicemente dare un'occhiata alla coreografia ballata in sequenza. Vi assicuro che è molto molto coinvolgente. Petronella Calcio vi saluta, vi mando un bacio. Ricordate di iscrivervi al mio canale YouTube e non dimenticate di mettere un like. Un bacio!